per la presentazione delle prossime sagre che si svolgeranno nel mese di settembre o ottobre. Siamo con Tiberio Mannaioni, che ci presenta le sagre in programma. Le nostre sagre, che saranno le ultime due della nostra serie, sarà la decima sagra del tartufo bianco e del fungo porcino, la 36esima sagra dell'olio nuovo e quarta del baccalà alla brace. La sagra del tartufo bianco è la prima che parte nell'ambito che poi, diciamo, arriverà la grande manifestazione del comune di San Miniato, che è la mostra mercato del fungo del tartufo bianco a San Miniato. Noi siamo i primi e siamo proprio all'inizio della stagione, per questo, diciamo, inauguriamo proprio la stagione del tartufo bianco a San Miniato, nel comune di San Miniato. Le nostre date saranno il 22, il 23 e il 24 di settembre. Il 22 e il 23 faremo la cena, mentre il 24 di settembre, la domenica, dalla mattina alle 10 ci saranno le aperture degli stand con la mostra mercato del tartufo e dei vari prodotti inerenti, più una mostra mercato dell'artigianato. Nel pomeriggio, verso le 15.30 alle 16, ci sarà il cookie show presentato da Fabrizio Mandorlini e poi chiaramente un intrattenimento musicale nel pomeriggio, fino a quando si arriverà poi alle 19.30, che si darà inizio alla cena. C'è anche chiaramente a mezzogiorno, mi sono scordato di dire che c'è anche il pranzo, chiaramente. Poi si passa alla fine di ottobre e si dà inizio a una manifestazione che è nostra, che è la 36esima sagra dell'olio nuovo e del baccalà alla brace, che è unica nel nostro diciamo, penso che sia nella regione, ma nel nostro circondario sicuramente baccalà alla brace siamo noi. Olio appena franto qui dal nostro frantoio saminatese, olive chiaramente qui della zona, e il prodotto si abbina molto bene, perché il baccalà con l'olio nuovo e i ceci è perfetto, quindi mi hanno detto tutte le nostre cuoche che è perfetto e va bene così. Le date dell'olio nuovo e del baccalà alla brace saranno il venerdì 27 e sabato 28, sempre la sera a cena, mentre poi la domenica 29 si riparte all'11 con l'apertura degli stand, degli stand di carattere gastronomico e anche sempre la mostra mercato, alle 12 il pranzo. Poi nel pomeriggio lo spettacolo comico e si arriva sempre la sera alle 19.30 per la cena e la chiusura della sagra e delle nostre sagre, che in tutto sono 5. Va bene, insomma, comunque è andata ottima, soddisfacente. Sì, noi siamo più che soddisfatti. Si pensava chiaramente, perché tutti gli anni andiamo aumentando, quest'anno sarà peggio, invece poi tutti gli anni si va in meglio, ecco. C'è sempre bisogno, non solo c'è ancora più bisogno, ma c'è sempre più bisogno di socialità, di stare insieme. Sì, io vedo quest'anno che, diciamo, il nostro gruppo, che era un buon gruppo, quest'anno si è rafforzato anche con ragazzi giovani che sono entrati e che si sono amalgamati subito in quello che è il nostro spirito di socializzazione e il punto forza delle nostre sagre, il gruppo. Quindi anzi vorrei esprimere un grazie a tutti i volontari delle nostre sagre, che senza di loro si farebbe ben poco. Comunque si vede che siete proprio affiatato, fa piacere stare insieme, fate veramente un grosso lavoro.
Sì, noi facciamo un qualcosa che si pensa che poi un domani possa essere utile alla comunità. Alla comunità. Io e Giulia ho fatto. Va bene, d'accordo. Allora, grazie, allora alle prossime sabato. Sì, ciao.